La Banca di Pesaro, gruppo BCC Icrea, celebra oggi, 29 aprile, presso la Vitrifrigo Arena, il Galà del Socio. Si è svolta questa mattina l'assemblea dei soci e adesso all'interno dell'arena tutto è pronto per dare il via alla cena di gala. Essere socio della Banca di Pesaro significa essere parte attiva ed integrata di una istituzione presente sul nostro territorio dal 1906. Essere socio della Banca di Pesaro significa partecipare attivamente alla vita della banca, avendo il diritto di voto una volta l'anno per approvare il bilancio di esercizio e per promuovere sempre e costantemente i grandi valori della Banca di Pesaro sul nostro territorio. Evviva! Inizia il Galà del Socio 2023. Entrate con noi per ammirare la serata. Buonasera a tutti, signori e signori, e benvenuti al Galà del Socio della Banca di Pesaro 2023. Dopo 3 anni di assenza per pandemia, siamo ritornati a festeggiare i risultati raggiunti dalla nostra banca. Una banca che, come una grande famiglia, continua a crescere e a rafforzarsi. Una banca fedele ai propri clienti, a tal punto da chiedermi per la seconda volta di fila di presentare questa festa nonostante io non sia Amadeus. Scherzi a parte, diamo finalmente inizio a questa serata. Signore, signori, è un piacere vedervi finalmente dopo tanto tempo. Sono stati anni un po' difficili, comunque questa serata deve segnare una svolta di una ripartenza, di un'attività come la nostra che sta dando i suoi frutti, quindi una serata per stare insieme, per far vedere cos'è la Banca di Pesaro, una banca del territorio, una banca della comunità. La comunità siamo noi, una comunità che deve crescere, che grazie anche alla Banca di Pesaro e alla vostra attività e al vostro lavoro e al lavoro dei nostri dipendenti sta crescendo e sta dando i suoi frutti. Questa mattina abbiamo approvato il bilancio d'esercizio con un ottimo risultato, il migliore di sempre, e non ci vogliamo fermarci, perché il nostro obiettivo sarà quello di crescere in questa città che ci appartiene e che ci identifica come propria banca di riferimento. Quindi vi auguro una buona serata e di proseguire in questa, nel vostro essere clienti, nella vostra attività. Confrontatevi con la banca per i vostri bisogni, perché sarà sempre presente, e un ringraziamento personale particolare al personale che si sta dedicando col massimo impegno, e i risultati si vedono. Grazie, soprattutto anche alla direzione generale, il nuovo direttore che da 3 anni a questa parte sta dando una svolta importante a questo istituto. Un istituto che rispetta le regole della normativa europea, si confronta con le banche di grandi livelli e ottiene risultati forse a volte anche migliori. Quindi viva la Banca di Pesaro e buona serata. Massimo Tonucci, presidente, siamo all'interno dell'arena e siamo tanti, veramente tanti. Chi abbiamo alle nostre spalle in questa serata di festa? Abbiamo circa 1000 persone, sono le persone più importanti della banca, perché sono i soci, e questo Galà del Socio è stato pensato dopo alcuni anni che non lo facevamo per le note vicende epidemiologiche. Quest'anno abbiamo pensato di farlo, per ripartire, e quindi i soci sono la nostra risorsa, sono poi i nostri correntisti, sono coloro che vivono nella nostra città, sono quelli che lavorano con la Banca di Pesaro e che fanno
creare quell'indotto alla banca di Pesaro che sono gli interessi, il margine di intermediazione. Margine di intermediazione che quest'anno è stato veramente importante, quindi una banca che è cresciuta in doppia cifra, una banca che vuole essere sempre più protagonista del proprio territorio, perché noi siamo la banca della città di Pesaro, il nostro territorio è questo, non miriamo ad espanderci in altri territori, noi svilupperemo la nostra attività nella città di Pesaro e stando vicino alle famiglie, alle imprese e supportando il più possibile le necessità. È una banca fatta di persone giovani che sono sempre disponibili con la clientela. Quando qualcuno ha una necessità si rivolge alla banca e parla con delle persone, non siamo le banche online che non riusciamo, non si sa più con chi parlare, si parla con un video, è bruttissimo. Quando abbiamo fatto le riunioni in videoconferenza era una tristezza, il rapporto umano è importante, la banca di peso è una banca che ha il rapporto umano e quindi una banca di comunità, questo siamo noi. Quali sono le risposte della Banca di Pesaro nei periodi di crisi, quando il contesto socio-economico diventa davvero complesso? Beh, con la presenza immediata alle necessità della clientela. La prova è stata durante il Covid, la banca ha erogato un'infinità di finanziamenti, ovviamente garantiti dal Mediocredito Centrale, quindi dallo Stato. Però comunque siamo stati molto rapidi nell'erogare, non dico quasi in giornata, ma nell'arco di 2 o 3 giorni erogavamo, quando altri istituti ci mettevano forse un mese e anche più. Quindi questa è stata la presenza, perché quei bisogni erano immediati, quindi noi siamo stati all'altezza di essere presenti subito. Un altro aspetto, siamo ai giorni di oggi, abbiamo un'inversione, quindi l'aumento dei tassi. I nostri clienti che hanno dei finanziamenti, mutui prima casa, mutui che si trovano in difficoltà, perché una famiglia monoreddito che ha una crescita di un mutuo che passa da 400 a 700 euro al mese gli fa la differenza. In queste situazioni, o chiaramente non in tutte, ma in queste situazioni siamo stati capaci di andare incontro a queste esigenze, mediando su questi aumenti e quindi supportando ulteriormente queste famiglie, perché era la necessità vera. E se dovesse descrivermi la banca in 3 parole? Beh, 3 parole possiamo dire: una banca presente, una banca efficace, una banca di valore. Qualche volta mi piace tornare bambina, ripensare alla magia che avevano i viali del monte e perdermi nei ricordi di tutti quei posti che allo stesso modo ho imparato a portarmi nel cuore. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così, immutati ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Crescere significa anche migliorarsi, giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. E la cosa che più mi rende felice di questo futuro presente è poterlo condividere con tutti quanti voi. Paolo Benedetti, direttore della Banca di Pesaro, una giornata veramente straordinaria, quella di oggi, quella di stamattina, in cui è stato presentato il bilancio 2022 durante la riunione plenaria dei soci 2023. Esattamente, sì, stamattina abbiamo approvato il nostro bilancio dell'esercizio 2022, un bilancio veramente importante per tanti fattori. E poi come è stato conseguito, visto che stavamo venendo in un momento veramente particolare, in cui purtroppo prima la pandemia, poi fattori socio-economici e politici importanti ne hanno condizionato. Ma questo la banca l'ha subita, come tutti gli istituti di credito, ma con la forza del movimento del credito cooperativo che contraddistingue le BCC rispetto alle banche nazionali, pur sempre più rispettose delle banche nazionali che sono fondamentali
per lo sviluppo del territorio, perché certe situazioni le possono gestire meglio loro e bisogna essere obiettivi. Però le banche di credito cooperativo continuano ad avere un ruolo nei territori, soprattutto in questo momento in cui tante banche stanno abbandonando i territori e le comunità. La BCC si contraddistingue anche per essere vicino a famiglie, imprese e soprattutto, perché soprattutto i giovani cominciano a conoscere anche questo movimento del credito cooperativo. Quali sono i punti di forza della Banca di Pesaro, i punti di forza che rendono la Banca di Pesaro veramente attrattiva sul nostro territorio? Sì, guarda, ti ringrazio di questa domanda, perché molte volte si pensa alle BCC come la banca tradizionale, la banca dei depositi e solo dei mutui, invece no. La banca da 3 anni fa parte del gruppo bancario cooperativo ICREA. Grazie all'appartenenza a un gruppo bancario siamo all'avanguardia nell'offerta di prodotti e servizi come tutti gli altri, tanto più nei prodotti digitali, e soprattutto siamo sempre alla ricerca di nuove combinazioni servizi o prodotti da promuovere sul territorio a favore dei giovani, ma soprattutto delle famiglie e delle imprese, un tessuto veramente molto vivace, ma vivace nel senso positivo per quanto riguarda il servizio dove in cui operiamo. E come si pone la Banca di Pesaro di fronte alla innovazione e alla digitalizzazione dei processi? Guarda, è di fondamentale importanza proseguire nella ricerca di questo filone, perché da qui in avanti sarà di fondamentale importanza cercare di sviluppare il digitale. Non a caso tutti i fondi europei, soprattutto licenziati con il PNRR, vanno nella direzione di forte sviluppo della digitalizzazione del dato, però qui pur sempre guardando una cosa importante, la relazione con il cliente, e qua si contraddistingue la BCC, cioè se tu hai relazione poi tutte le cose vengono di conseguenza e soprattutto migliorano nei rapporti con le persone, che noi in questo momento veramente ci stiamo contraddistinguendo per questa cosa, per questo fatto. Qual è la vision della banca per il futuro? Sicuramente una visione, senza dimenticare la mission, perché la mission del credito cooperativo è ben definita in un articolo del nostro statuto, l'articolo 2, che ci fa, e dobbiamo sempre ricordare che siamo banca dei territori. Però la vision è sicuramente una banca che deve sfruttare tutte le sinergie del gruppo, non necessariamente fare le corse alle fusioni o aggregazioni, perché non sono necessarie, a meno che per cause di forza maggiore che possono portare economie di scala, di scopo importanti, allora non bisogna essere chiusi al cambiamento. Però in questo momento mi sento di dire che la Banca di Pesaro Credito Cooperativo non ha necessità di guardarsi all'esterno, ma ha bisogno di consolidare e di collaborare con gli altri gruppi, gli altri vicini del gruppo bancario ICREA. La Banca di Pesaro sta crescendo grazie al Presidente, che mi ha ricordato io l'importanza di cosa facciamo, noi dipendenti, ma questo vuol dire soprattutto un grazie particolare ai miei collaboratori, che veramente in maniera perfetta, quasi perfetta, seguono le direttive, ma soprattutto sono persone in cui tante hanno un'umanità incredibilmente volta al cliente, al socio, in primis al socio, poi al cliente, perché i soci sono di fondamentale importanza. Quindi perseveranza, impegno, gioco di squadra, questo sarà sicuramente il mio motto da qui in avanti. Sono 30 anni che sono in BCC, ho imparato tanto, ma devo dare ancora tanto a questa grande famiglia, ma soprattutto grazie ai miei collaboratori. Grazie ragazzi. Balestieri, presidente del collegio sindacale. Buonasera Paolo. Buonasera. Qual è il ruolo tra il collegio sindacale e governance? Beh, preliminarmente occorre dire che il ruolo del collegio sindacale all'interno di qualsiasi istituto bancario, ma così anche nella società, nelle imprese normalmente, è un ruolo di assoluta indipendenza, e quindi questo è lo spirito che anima il lavoro del collegio sindacale. Oltre a questo è chiaro che con il passare del tempo il nostro ruolo in alcune situazioni diventa anche quello da organo vigilante su quella che è l'attività della banca, su quelli che sono tutti i controlli che devono essere svolti in ambito legale e in ambito di osservanza delle leggi e dello statuto, per cui questo è il nostro ruolo principale ed è questo quello che portiamo avanti ormai da sempre, da quanto siamo in carica, insomma. Contano le competenze, e le competenze le troviamo sia nelle donne che negli uomini. Di conseguenza noi siamo onorati di avere in consiglio, nel collegio sindacale, queste tre
signore. Manuela Panzieri, sindaco del collegio sindacale. Come vede Manuela nel nostro territorio le nostre piccole e medie aziende che innovano, sviluppano in merito a processi, prodotti, e qual è la sua idea in merito al passaggio generazionale? Allora, le nostre aziende sul territorio sono tutte aziende che ultimamente, nell'ultimo periodo soprattutto, hanno investito tantissimo, perché nuove innovazioni e tanta produzione in più. E il cambio generazionale qualche volta scricchiola un attimino, però abbiamo anche imprenditori giovani molto molto importanti e che valgono, ecco. Manuela, stiamo celebrando questa sera una vera e propria serata di festa. Che effetto le fa vedere così tante persone riunite dopo un periodo veramente difficile? Un bellissimo effetto, anche perché noi ci siamo viste 4 anni fa, 4 anni e mezzo quasi fa, e rivedersi adesso è veramente bello, bello, perché il colpo d'occhio è meraviglioso e c'è da parte di tutti una bella sensazione, che è quella di libertà riacquisita. Baiocchi Laura, consigliera. Le banche del credito cooperativo si sono dimostrate molto attive per quanto riguarda la parità di genere. Qual è il ruolo delle donne, le quote rosa? Allora, su impulso di Federcasse, che è la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, è nata nel 2004 l'Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, che è volta proprio a difendere e a promuovere le parità di genere nel contesto di riferimento. È un'associazione che ha diversi obiettivi, che possono essere culturali, di difesa, anche un po' più pragmatici, però l'importante è che si inseriscono sempre in al centro di un contesto, di una responsabilità sociale di difesa delle differenze. Tra l'altro, uno degli slogan della Banca di Pesaro è stato ed è differente per forza, quindi ci ritroviamo. Abbiamo notato che avete fatto un bellissimo scatto fotografico, un'iniziativa della Banca di Pesaro non indifferente. Infatti, mai visto una cosa del genere, bello, una bella iniziativa. Sì. Una bella cosa per noi, insomma, per noi partecipanti. Ecco, vi state divertendo, mi sembra, durante questa serata. Sì, sì, stiamo bene, un bel tavolo abbiamo con altre persone conviviali. Bene, la serata come sta procedendo, signora? Benissimo, benissimo, bello, bellissimo gala. Le famiglie Sartini e Melchiorri, soci clienti della Banca di Pesaro, cosa avete da poco fatto? Una foto. Io penso che sia un servizio molto simpatico quello che la Banca di Pesaro ha messo a disposizione questa sera. Cosa ne pensate? Una cosa molto bella, carina, ci ha fatto molto piacere, stiamo mangiando molto bene, quindi tutto ok, grazie. Come sta andando la serata, signora? Bene, 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 tutto bene. Con gli amici, bella gente, bene. Il buffet, il mangiare, lo trova di suo gradimento? Sì, molto, grazie. Abbiamo appena trascorso una piacevole serata di festa in cui si sono celebrati grandi, belli e fantastici risultati 2022 e si sono pianificati gli obiettivi, si è fatto focus sugli obiettivi 2023. La Banca di Pesaro mette il cliente al centro ed in un territorio in grande movimento la Banca di Pesaro è la banca del tuo territorio.